Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo al caos provocato dalla chiusura del viadotto del Cerrano sulla statale 16 nel territorio compreso fra il casello di Atri Pineto e quello di Città Sant'Angelo Pescara Nord. È stata sfondata la quota di 5.000 tir al giorno. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha annunciato che chiederà danni in sede legale dalla regione, dalla Lega in particolare. Quaresimale, il consigliere regionale, ha chiesto anche che siano stanziati 200 milioni di euro e sia dichiarato lo stato di emergenza per quanto sta accadendo nella viabilità lungo la costa abruzzese. Comunque noi andiamo ad ascoltare le parole di Scordella nell'intervista realizzata da Giuseppe Dintino. Ancora caos e grandi disagi sulla statale adriatica a causa delle migliaia di tir a cui è interdetto il traffico sulla A14. L'ultima istanza, ancora non ci giunge notizia sul viadotto Cerrano, sulla situazione proprio del viadotto. Abbiamo, diciamo, le istanze rigettate per quanto riguarda invece i New Jersey. Sicuramente le notizie che ci giungono con il contagocci non sono positive. Dunque spero che mi smentiscano e spero, insomma, che a breve si trovi una soluzione al problema. Naturalmente la gente è esasperata e dunque la pazienza inizia a scarseggiare, soprattutto per il fatto che Silvi è sotto assedio. E infatti il traffico è addirittura aumentato questa settimana. Ma questa settimana purtroppo da lunedì a ieri abbiamo evidenziato con il monitoraggio dei flussi oltre quota 5.000 mezzi pesanti nelle 24 ore, dunque 5.000 mezzi pesanti al giorno, sicuramente un dato allarmante perché è un dato che va a incidere sicuramente anche sulla qualità dell'aria. Ed ecco quali potrebbero essere, a detta del sindaco, le possibili soluzioni. Queste, seppur non definitive, potrebbero alleviare la situazione. Intanto inizia a giungere qualche soluzione. Era da tempo che chiedevamo un piano strategico di intervento perché Silvi non poteva sopportare una situazione del genere ancora a lungo. Le prime soluzioni comunque sono palliativi, però almeno diamo una risposta. Oggi sentivo la Federazione degli autotrasportatori che vogliono diciamo, autointerdire il loro transito dalle 16 alle 20, dunque nell'orario più critico di rientro da parte dei cittadini a casa. Dunque questa potrebbe essere una piccola soluzione. Sicuramente dobbiamo studiare anche altre tipologie come la 24-25 oppure altri aspetti che naturalmente adesso i tavoli di confronto lo evidenzieranno. Intanto aumentano i danni al manto stradale. Il primo cittadino è sul piede di guerra e annuncia battaglie legali. C'è notizia del Presidente Marsilio che ha chiesto ufficialmente all'ANAS di riprendersi la gestione del tratto perché come Comune di Silvi stiamo facendo interventi quotidiani. Ieri due rotture, una in zona nord e una in zona sud di condutture sul manto stradale con ripercussioni sul traffico. Dunque veramente la situazione è insostenibile, insostenibile per i cittadini e per lo stesso Comune perché non ha risorse per affrontare da solo un'emergenza del genere. E voi come comune chiederete danni? Ma indubbiamente ci siamo già mossi e ci muoveremo ancora attraverso azioni anche legali per diciamo, avere almeno il ristoro economico dei danni che abbiamo subito. La preoccupazione adesso ad oggi è anche quella economica perché sia le attività commerciali ma soprattutto anche quelle turistiche in previsione della nuova stagione che arriverà ne stanno già risentendo con la diminuzione degli incassi e soprattutto sulle prenotazioni per la stagione estiva. Nel frattempo il consigliere regionale Pietro sì, Quaresimale ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di almeno 200 milioni di euro per la grave situazione relativa alla tratta dell'A14. Domani la catastrofe di Rigopiano sarà ricordata anche durante la partita di calcio di Serie A in programma allo Stadio Olimpico alle ore 15 fra la Lazio e la Sampdoria. La Curva Nord infatti esporrà uno striscione di vicinanza alla famiglia di Giampaolo Matrone che sotto la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola ha perso la moglie Valentina uscendone miracolosamente vivo anche se con gravi postumi invalidanti. La Lazio ha invitato la figlia Gaia a scendere in campo assieme ai giocatori prima del fischio d'inizio della partita. Per la piccola rimasta orfana della mamma sarà una grande emozione al cospetto
cospetto di decine di migliaia di spettatori, per non parlare delle centinaia di migliaia davanti alla TV. Domani, nel giorno dell'anniversario, del terzo anniversario della tragedia di Rigopiano, e noi seguiremo da vicino le celebrazioni a Farindola con dirette nel corso delle edizioni della nostra informazione, quindi sia con Mattino 6 che con il telegiornale. Proseguiamo con la pagina dedicata invece alla politica, perché domani nella sede di Via Dati a Teramo si riunirà l'assemblea dei sindaci per nominare il nuovo CDA della Ruzzo Reti. La maggioranza dei primi cittadini teramani si esprimerà sulla riconferma dei vertici dimissionari. Voce contraria quella del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che in base alla legge Madia sostiene la nomina di un amministratore unico e non di un CDA a tre membri. Ci fa il punto della situazione Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo non ci sono dubbi, è nato un nuovo partito politico, il Partito dell'Acqua. A poche ore dall'assemblea dei sindaci, che eleggerà o meglio riconfermerà i vertici dimissionari della Ruzzo Reti, si è giocata una partita di alleanze trasversali locali, inedita sul piano nazionale. I nuovi renziani, capitanati dall'ex onorevole del PD Tommaso Ginoble, si sono di fatto alleati con quel centrodestra che fa riferimento all'ex assessore regionale di Forza Italia Paolo Gatti. Insieme controllerebbero la quasi totalità dei comuni azionisti dell'azienda acquedottistica teramana, una forza politica dirompente che aveva già eletto nel 2018 l'attuale CDA della Ruzzo Reti, presieduto dall'avvocato Alessia Cognitti. Intanto, in queste ore, i rumors parlano di un'asse Lega-Partito Democratico, entrambi in forte minoranza, tesa a contrastare lo strapotere di Ginoble e Gatti sull'assemblea dei sindaci. Ma perché mai il CDA della Ruzzo si è dimesso dopo un anno? Il primo componente a rassegnare le proprie dimissioni è stato Antonio Forlini per motivi personali. Il successivo addio del presidente Cognitti e dell'altro componente Alfredo Grotta è stato giustificato con la volontà di rimettersi al giudizio dei sindaci. È facile supporre che la causa di queste dimissioni sia stata proprio il ricorso al Tribunale delle Imprese presentato dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, l'unico allora ad esprimersi ed agire legalmente contro la nomina di questo CDA. Il motivo su cui si basa il ricorso fa riferimento alla legge Madia, secondo la quale in un ente come la Ruzzo Reti dovrebbe essere nominato un amministratore unico e non un CDA a tre. Queste dimissioni di fatto azzerano il ricorso in itinere, mentre si profila una riconferma della stessa governance. Un escamotage, secondo D'Alberto, messo in atto per allungare i tempi di permanenza del medesimo CDA e che rappresenta un metodo offensivo per istituzioni e cittadini bersagliati da aumenti ingiustificati delle bollette. Contro la posizione di D'Alberto e a favore di una riconferma del CDA uscente si sono espressi tanti sindaci teramani. Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, Federico Agostinelli, sindaco di Campli, Dantino Vallese, sindaco di Corropoli, Gabriele Minosse, sindaco di Cortino, ex segretario provinciale del PD, e quello di Castellalto, Vincenzo Di Marco. A sostegno del sindaco D'Alberto si schierano la presidente regionale del PD, Manuela Di Pasquale, Stefano Alessiani, coordinatore provinciale di Articolo 1, e il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre. Quest'ultimo commuove tutti con una sua dichiarazione. Scrive Melchiorre: mi sembra di assistere ad una di quelle scene raccapriccianti in cui un cagnolino resta solo indifeso all'interno di un recinto e altri cani fanno gruppo e lo aggrediscono senza un apparente motivo, probabilmente per affermare una supremazia che già sta nei numeri e che non avrebbe bisogno di affermare. Conclude Melchiorre: a me viene di stare dalla parte del cagnolino solo. D'Alberto domani nell'assemblea dei sindaci sicuramente sarà in nettissima minoranza, ma è sempre il sindaco di Teramo, del comune capoluogo, maggiore azionista dell'azienda acquedottistica Ruzzo Reti. Si profila dunque un braccio di ferro destinato a continuare. A Chieti, firmato un protocollo d'intesa fra la Casa Circondariale e l'Università d'Annunzio, un progetto inedito per verificare l'aggressività dei detenuti attraverso degli esami medici. Vediamo il servizio. I detenuti del carcere di Chieti saranno costretti alla visione di immagini emotivamente significative ed emotivamente neutre per verificare l'aggressività dell'individuo. La lezione è servita, sir! Ora capisco quello che non avevo mai capito! Sono guarito, porco cane! Non
Giovanotto. No, non si tratta della trama di Arancia Meccanica, ma del progetto messo in campo dall'Università d'Annunzio e dal penitenziario teatino. E entrare con un progetto innovativo fondato ovviamente la missione dell'università è la ricerca, fondato sulla ricerca, ma finalizzato ad avere dei risultati che possano avere un valore aggiunto sulla condizione carceraria, sulla riabilitazione e comunque sulla anche comprensione più profonda dei fenomeni. È anche prevista sui detenuti un'anamnesi medica e odontoiatrica e si verificherà se c'è un cambiamento posturale in soggetti ritenuti particolarmente aggressivi. Così vengono rispolverate le antiquate teorie pseudoscientifiche di Cesare Lombroso, studioso del XIX secolo e padre dell'antropologia criminale, che si proponeva di dimostrare che criminali lo si è per nascita. Questo particolare progetto è inedito, ma l'obiettivo è quello di fare da apripista per poi applicarlo in altre carceri in Italia e all'estero. Verrà applicata come beta test al carcere di Chieti, ma non solo, ma quello è allargato a tutti gli istituti di pena, non solo italiani ma europei. Questa mattina è stato firmato in Ateneo il protocollo d'intesa tra il rettore Sergio Caputi, il direttore della casa circondariale di Chieti Franco Pettinelli e il garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi. Cifaldi, oltre a essere motore dell'iniziativa in quanto garante regionale, è anche uno dei principali attori dell'università in quanto referente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Questo protocollo d'intesa che abbiamo appena firmato rientra con un'attività tipica dell'Ateneo, quello della terza missione, quello di partecipare con tutti i know-how a disposizione dell'Ateneo intorno al territorio. Finora il progetto è a spese esclusivamente della D'Annunzio, ma una volta avviato il progetto l'obiettivo è quello di ottenere fondi europei. Andiamo avanti, ora la sanità. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo critica la regione Abruzzo sulla carenza di personale e sul depotenziamento dell'ospedale Renzetti. Sentiamo il servizio. Renzetti sotto attacco, vittima di una programmazione lenta e senza logica, con nuovi tagli al personale, ovvi disagi, nessun cenno sul nuovo ospedale, nell'evidente strategia della regione di depotenziare progressivamente il nosocomio frentano che assiste un bacino di oltre 150.000 utenti. E vuota il sacco il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che in conferenza stampa lancia critiche taglienti alla giunta Marsilio. La sospensione obbligata di 24 sedute operatorie a causa della mancanza di anestesisti in sala, in una clamorosa carenza di organico, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E se nulla si muove sulla realizzazione del nuovo nosocomio, nella stessa area in cui sorge il Renzetti, l'accentramento di laboratorio analisi, anatomia patologica e centro trasfusionale a Chieti, ipotesi ventilata dal manager Shell, altra scelta improponibile, con un centro di eccellenza che andrà soppresso. Con questo tipo di scelta e senza acquisire nuovo personale, chiaramente questo si ingigantisce e quindi che cosa verrà fuori? Che l'ospedale di Lanciano è meno attrattivo perché la gente andrà in altre località, in altri ospedali e quindi una fase molto rischiosa, ma soprattutto un disservizio per i cittadini. Quindi velocemente questa giunta e il direttore generale deve agire, ma i segnali non sono di una giunta e di un'attività veloce, perché è un anno che non riescono ancora a individuare il direttore sanitario aziendale. Non è un ruolo marginale il direttore sanitario aziendale, quindi hanno messo 8 mesi per individuare il direttore generale dopo una querella tra accetto o non accetto di un altro candidato, e oggi segnalo che sono stati fatti dei concorsi nel mese di marzo del 2019, c'è il primariato del reparto di neurologia di Lanciano, ancora nominano il nuovo primario. Perché è così difficile? E sugli ospedali perché non danno una risposta? Sono arrivati 143 milioni che pensavano che non ci fosse perché la giunta precedente avesse detto delle bugie, avesse detto delle... I soldi cominciano ad arrivare con l'articolo 20, ci sono, 3 ospedali, Lanciano Vasto e Avezzano, devono essere costruiti, noi abbiamo fatto delle scelte precise, sono passati in consiglio comunale, votate all'unanimità, il nuovo ospedale si deve fare dove è l'attuale ospedale, per tanti motivi, basta pensare agli espropri che non si devono fare, alle opere di urbanizzazione che fanno risparmiare minimo 5-10 milioni di euro. Allora, perché questa giunta non si esprime?
Una donna è ricoverata da mercoledì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per meningite. La direzione della ASL provinciale in una nota precisa che il tipo di meningite da cui è affetta la paziente non ha carattere contagioso, non necessita quindi di profilassi e non rappresenterebbe un pericolo per la popolazione. La donna comunque è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione, spiega ancora la nota, e la direzione della ASL ha informato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per avviare eventuali azioni congiunte che però al momento non si rendono necessarie. Continuiamo a parlare di sanità. Dall'Abruzzo è arrivata una lezione alla politica molisana, e questa è l'opinione del capogruppo 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise, Andrea Greco, che ha elogiato le iniziative sulla sanità della collega di partito abruzzese Sara Marcozzi. Sentiamo il servizio di Giovanni Di Tota. Quello che arriva dall'Abruzzo è un segnale importante anche per la sanità regionale del Molise. Artefice dello scatto in avanti per i cosiddetti accordi di confine è stata Sara Marcozzi, la consigliera regionale abruzzese già candidata alla presidenza alle scorse elezioni di febbraio, sta portando avanti una battaglia a difesa dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. Lei, pescarese di nascita ma residente a Chieti, ha presentato una mozione che le commissioni prima e quinta hanno approvato all'unanimità. Il documento sostiene gli accordi di confine con il Caracciolo, al quale si affidano per le cure anche gli abitanti dei paesi della provincia di Chieti, al di là del confine molisano. Per il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, Andrea Greco, una lezione al presidente Toma e al governo molisano, che da due anni sono alle prese con il problema della sanità senza essere riusciti a cavare un ragno dal buco. Coerenza e serietà, ha dichiarato Greco, ma soprattutto un impegno concreto nei confronti delle aree interne, quelle più isolate, che vivono una condizione di disagio per la mancanza di servizi e da una viabilità dell'anteguerra. Di contro, la rapidità d'azione dei consiglieri dell'Abruzzo, benché anche questa regione abbia una guida di centrodestra, dovrebbe indurre Toma e la sua maggioranza, sostengono i 5 Stelle, a uno scatto d'orgoglio. Ci saremmo aspettati di più, dice Greco, di un sollecito ai commissari, magari portare il caso alla conferenza Stato-Regioni. Tuttavia la possibilità è ancora sul tappeto, perché proprio dopo il precedente dell'Abruzzo, oltre a costituire una specie di "se ci sei batti un colpo" per la regione Molise, il segnale dovrebbe essere già arrivato forte e chiaro al governo nazionale e agli stessi commissari. Intanto da Agnone ora guardano con un pizzico di ottimismo in più all'esito della battaglia per salvare il Caracciolo, con lo sguardo rivolto più oltre confine che in direzione Campobasso via Genova. Andiamo all'Aquila. Sulla ricostruzione delle scuole, scontro tra il Passo Possibile e il Comune dell'Aquila. Daniela Rosone. Sulle scuole continua animato il dibattito. Il Passo Possibile chiede che il MIUR commissari il Comune dell'Aquila, che pur avendo in cassa stanziamenti a disposizione norme semplici e rapide, si è rivelato incapace e incompetente. Questa dunque è la presa di posizione del Passo Possibile. Paolo Romano, Elia Serpetti, Antonio Nardantonio, Americo Di Benedetto ed Emanuela Iori. La verità è che Invitalia e il Ministero si sono accorti della problematica nostra, hanno capito che la nostra amministrazione non è capace e sta agendo di conseguenza. Beh, è troppo facile per il sindaco, sta sicuramente nascondendo quelle che sono le sue inefficienze, le sue mancanze, una mancanza vera di attività amministrativa sull'edilizia scolastica che l'ANAC certifica nella sua ultima nota, tant'è che tutti gli appunti fatti non li fa al provveditorato, ma li fa praticamente solamente al Comune dell'Aquila. È arrivata però puntuale la replica del settore ricostruzioni beni pubblici. Per la scuola primaria Celestino V in località Valle Pretara sono stati attualmente finanziati solo 300.000 euro e non l'intera somma prevista dalla delibera CIPE, che sono necessari per la demolizione del fabbricato, il cui progetto predisposto all'interno del settore per velocizzarne l'attuazione è già stato approvato. La gara per la demolizione è già stata avviata. Si ribadisce comunque che il documento preliminare alla progettazione per la ricostruzione della scuola era già stato approvato il 7, 10,
del 2019, ma la dirigenza del provveditorato aveva richiesto di soprassedere all'invio degli atti, stante l'impossibilità ad adempiere agli obblighi a causa della carenza di organico. Per la scuola dell'infanzia, invece, precisano Pettino Vetoio, la situazione è leggermente diversa. Il finanziamento è di oltre 2 milioni di euro provenienti da un decreto del 2013, modulato poi con una delibera del 2015. Non è stato utilizzato dall'amministrazione comunale dell'epoca perché non fu nominato un responsabile del procedimento. Pertanto esiste un ritardo di 5 anni, superato con la recente nomina fatta da questo settore con la determina dirigenziale del 9 aprile del 2019. Anche per questo immobile, il cui progetto di demolizione è stato predisposto all'interno del settore per velocizzarne l'attuazione, è già stata avviata la gara per la demolizione. E poi un'altra serie di precisazioni. Da Fratelli d'Italia intanto arriva un altro affondo sul passo possibile. Presappochismo disarmante, scrivono. A dirlo è il portavoce di Fratelli d'Italia, Michele Malafoglia. Si sta facendo finalmente chiarezza sulle reali responsabilità dei ritardi nella ricostruzione. Sarebbe ancora una volta bastato giusto un piccolo sforzo mnemonico o magari informarsi a quelli del passo possibile per non fare l'ennesima figuraccia. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio di Serie B. Dopo due settimane di calciomercato non si sono concretizzati colpi in entrata per il Pescara, che anzi deve respingere l'interesse di due club di Serie A per José Machin. Intanto torna il campionato e domenica il Pescara sfiderà la Salernitana. Il servizio di Andrea Costantini. Mentre Pescara attende le sue di opportunità, che si concretizzeranno con buona probabilità negli ultimi giorni di mercato, si restringe sempre di più il ventaglio delle opzioni per il nuovo centravanti. Si allontanano infatti Stefano Pettinari e Raul Asensio. Sull'ex biancazzurro, di proprietà del Lecce e ora in prestito al Trapani, si è fiondato il Crotone, squadra nella quale aveva militato nella seconda parte della scorsa stagione. 11 presenze e 2 reti. Rumors di mercato danno per fatto l'accordo tra Lecce e Crotone, con buona pace del Trapani, che nel frattempo si è cautelato con altri innesti. In terra calabrese Pettinari occuperà la casella lasciata sguarnita dalla partenza di Vido. Per Raul Asensio c'è da registrare l'inserimento del Chievo nelle ultime ore, anche se il Cosenza resta in pole position sui Clivensi e sul Delfino. Proprio la destinazione silana sembra quella più probabile per il centravanti spagnolo, di proprietà del Genoa, che nella prima parte di questa stagione ha trovato poco spazio a Pisa, dove era finito in prestito. Per Melchiorri il Perugia fa ancora resistenza e a due settimane dalla chiusura del mercato non c'è ancora la disponibilità a far partire il giocatore senza pagare il cartellino. In stand by per ora le situazioni che riguardano eventuali uscite degli attaccanti della Cremonese e quelli dell'Empoli, con particolare riferimento a Moreo. Non mancano preoccupazioni anche sul fronte uscite. Molto ruota intorno a José Machin. La gran prima parte di stagione del giocatore guineano, 7 reti all'attivo, ha fatto impennare l'attenzione di Club Dia su di lui. Machin, ai nostri microfoni, ha provato a spegnere qualsiasi voce di mercato che lo riguardi, ma dopo l'interesse della Spalle si riscontra quello concreto del Lecce. Il Pescara vuole tenersi stretto il giocatore fino a fine stagione, forte del prestito sottoscritto col Parma, e lo stesso Machin sa che negli ultimi due anni ha cambiato troppo spesso maglia dopo poco tempo. Almeno in questa stagione potrebbe desiderare maggiore stabilità, dunque restare in riva all'Adriatico fino a giugno. Non si sblocca neanche la cessione di Matteo Brunori. Il giocatore sembrava vicino alla Juventus Under 23, ma si è rifatta sotto la Virtus Entella, destinazione gradita all'ex Arezzo perché manterrebbe la Serie B. Per Andrea Cisco sembrava fatta per il suo trasferimento al Gubbio e invece è il Novara a spuntarla. Chiuso anzitempo il prestito dal Sassuolo, il giovane esterno andrà in Piemonte. In tutto questo vortice di mercato, intriso di voci e valutazioni ma povero di sostanza, tra due giorni il Pescara tornerà in campo per la prima di ritorno all'Adriatico Cornacchia contro la Salernitana. La squadra di Ventura avrà diverse assenze, squalificati Caro, Di Tacchio e Chine, e l'ultimo innesto Aya. Cerci al massimo andrà in panchina. Sono a forte rischio Billong, influenza, e soprattutto il centravanti Djuric, che ha rimediato una botta al ginocchio e potrebbe dare forfè. Nel caso, coppia d'attacco composta da Yalov e l'ex teramano Gondò. In casa Pescara, fuori causa Campagnaro, a forte rischio Ciofani, pronto Zappa dal primo minuto. Ballottaggio Bettella Drudi al centro. Per il resto si va verso il trio Busellato Palmiero Memusciai in mediana, Macin e Galano a ridosso di Maniero. In Serie C il Teramo ha ufficializzato il prestito dell'attaccante Cianci al Carpi, mentre
È ufficiale l'arrivo di Fiore per la corsia mancina di difesa. Mercato sbloccato per l'Avellino, che sta per tesserare il difensore Bertolo, che dovrebbe essere titolare già domenica. Il servizio di Jacopo Forcella. Si avvicina la gara con l'Avellino per il Teramo, che ha un nuovo terzino sinistro. Da ieri Corentin Fiore è ufficialmente il primo acquisto della sessione invernale biancorossa, 6 mesi con opzione di rinnovo al termine della stagione per estendere il rapporto eventualmente di un altro anno. L'italo-belga sosterrà i primi allenamenti col Diavolo, ma è altamente improbabile che possa essere in campo dal primo minuto contro gli Irpini. Più facile che Tedino possa portarlo con sé in panchina e utilizzarlo solamente in caso di necessità. Dunque la fascia mancina sarà ancora una volta di Tentardini, mentre Mungo ha saltato gli ultimi due allenamenti e rischia di accomodarsi in panchina domenica pomeriggio. Ufficiale da qualche ora anche il trasferimento in prestito di Pietro Cianci, che va al Carpi fino al prossimo 30 giugno. A questo punto c'è da capire quali saranno i prossimi passi in uscita del Teramo, soprattutto in merito all'eventuale cessione di Riccardo Martignago. L'ex Albissola è appetito da Alessandria, Ferrar Pisalò e Piacenza, ma fino a questo momento nessuna di queste formazioni si è fatta avanti in maniera decisa. Comunque, mercato a parte, la gara con l'Avellino serve al Diavolo per dare ulteriore vigore ad una rincorsa al miglioramento della classifica, che è partita dal successo di Rentini di misura di 5 giorni fa. In casa biancoverde invece problemi diversi. L'atteso sblocco del mercato è arrivato grazie al lavoro degli avvocati e alla presentazione della documentazione aggiuntiva. La FIGC ha sbloccato l'account online dell'Avellino sulla piattaforma di tesseramento elettronica. In questo modo la società irpina potrà inviare oggi stesso il tesseramento di Bertolo e farlo giocare già a Teramo. Il difensore ha disputato l'amichevole di ieri, che gli irpini hanno vinto per 7-0, test nel quale è stato tenuto a riposo Parisi, il giovane esterno che tuttavia sarà titolare al Bonolis. Assente ieri anche Albadoro, influenzato. Capuano conta di riaverlo, se non al 100%, comunque in grado di partire dal primo minuto, considerando anche le altre assenze certe a cui dovrà far fronte. Qualche noia muscolare per Zullo, che ha svolto lavoro differenziato. Capuano dovrebbe riproporre il 3-5-2 con gli ex Tonti tra i pali e Di Paolo Antonio nel ruolo di playmaker. Davanti la coppia formata da Mikovski, autore del gol che sbloccò la gara di andata, e l'ex Pescara Alfageme. Nel Teramo, senza Viero squalificato, torna Rigoni nel ruolo di mediano, con Ilari e Santoro, e uno schieramento che non dovrebbe discostarsi troppo da quello visto contro la Sicula Leonzio. Davanti Magnaghi, ancor più in questo momento, è un punto fermo della prima linea, con Birligea che potrebbe avere qualche minuto a partita in corso. Dietro torna anche Piacentini, ma sarà ballottaggio fino alla fine con Soprano e Cristini per le due maglie da titolare, nella prima di 3 sfide da cui potrebbe passare il futuro del Diavolo in campionato. E questo era il nostro ultimo servizio, il TG6 termina qui, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione.